Ciao a tutti amici di YouTube, nel video di oggi vi mostrerò una nuova semplice sfilatura da realizzare con il punto rammendo. La preparazione di base è sempre la solita, ovvero quella di sfilare 20 trame e di lavorare una fila di punto a giorno sotto e sopra, prendendo 4 trame per volta. Andiamo chiaramente a rifinire il bordo con un cordoncino e iniziamo la lavorazione delle colonnine. Posizioniamo il nostro tessuto sul telaio e andiamo a fissare il filato sul retro del lavoro. Questa volta, utilizzando un ago senza punta, andiamo ad inserirci tra le due colonnine in questo modo e portiamo il filo sul davanti del lavoro. A questo punto iniziamo ad avvolgere il filato intorno alle colonnine in questo modo, inserendo l'ago sotto la seconda colonnina, uscendo al centro e tirando verso la nostra sinistra. Facciamo la stessa operazione all'inverso, ovvero andiamo ad inserire l'ago con il filato sulla prima dietro la prima colonnina ed usciamo al centro e tiriamo il filato verso la nostra destra. Ripetiamo sempre l'operazione, quindi andiamo di nuovo sulla seconda colonnina, inseriamo l'ago verso il centro e lo tiriamo verso la nostra sinistra. Prima colonnina, inseriamo l'ago verso il centro e tiriamo verso la nostra destra. Questa operazione si ripete fino alla fine di tutta la colonnina. L'importante è fare attenzione nel tirare il filato, perché il filato deve comunque essere tirato sempre allo stesso modo, da sotto a sopra, in modo da creare appunto una colonnina uniforme. Nel caso in cui non avete a disposizione un ago senza punta, potete utilizzare anche un ago normale, girato però dalla parte della cruna. Oppure potete anche personalizzare la vostra sfilatura utilizzando il punto quadro al posto del punto a giorno. Quindi continuiamo ad avvolgere sempre le nostre colonnine fino alla fine, fino in alto quindi. Ripetiamo
un ultimo passaggio. E la nostra colonnina è stata rivestita e ultimata. A questo punto non facciamo altro che fissare il filato sul retro del lavoro e iniziare la lavorazione delle due colonnine successive. E come nel video precedente, anche in questo caso potete alternare i colori e quindi personalizzare il vostro ricamo, altrimenti lavorare tono su tono o utilizzando un monocolore. Spero che vi sia piaciuto. Nei prossimi video vi mostrerò delle varianti che si possono realizzare sempre con questa lavorazione. Vi saluto al prossimo tutorial.